Signore e signori, benvenuti allo streaming di Dice Games Italia, quarta settimana di A Walking Shadow, campagna su Vampire The Masquerade, gestita dal nostro master Luca Bellini. Diamo voce a tutti quanti. A me Roll20 non è ancora partito. Ma anche a me, Ma non è ora mi quello vedo. il problema. Non è È partito partito. nessuno? No, a me va. Ah, no, il A me problema è va. il porco rosso, Robin in versione porco rosso e Naux in versione Naux. Iron Man dei poveri. In realtà a me non è partita neanche la chat di Twitch, No, la quindi. chat a me va. È il carissimo Roll20 che mi dà problemi. Lo Sappiate questo, sappiate questo, io non inizio a giocare stasera finché il pirla numero uno non si toglie la luce e il pirla numero due non si toglie gli occhiali da viaggiatore. Ma che sono io il pirla numero uno? Perché sei quello originario, tu hai il pirla e influenzerò anche tu un numero. Anzi, giorno. sei il pirla zero. Da dove derivano tutti gli altri? Oh, sì. Su Roll20 si apre qualunque pagina tranne quella con il gioco, cioè con il tabletop. Davvero? Sì. Fantastico, mi piace, Sono figo. passato anche a Firefox nel mentre, per questo siamo un po' in ritardo. Ok, ragazzi. Mentre Naux mette via la torcia, se no lo espello seduta stante da Dice Games Italia. Almeno il suo personaggio finisce proprio in un tombino e muore perché cade in un inceneritore. Proprio l'inceneritore sotto un tombino e lui sfigato c'è caduto dentro. Ho fatto già. Bene. Naux, Ah, aspetta, mi sono anche bruciato. ragazzi, Akirit chi è? Akirit è un Infatti, chi è Akirit? vecchio mod della chat dei miei tempi fa. Ah. È una mod. Mod, sì, è un vecchio mod. Sei un vecchio mod. Ah, un vecchio mod, ok, Esatto, ragazzi. scusa, avevo capito Sempre bot, non capivo, mi fai giù. Perché firma. Io non lo so scrive tenere così bene? in c'è proprio bisogno dei buffi, Robin? Assolutamente. Ti ricordo com'è andata l'ultima volta che eri triste perché hai preso solo 2px. C'erano quei buffi. Ma ho giocato bene lo stesso. No, hai preso 2px. Non importa, ho preso 2px ma bene. Non importa quanti pix prendi, ma quanto giochi bene. 3 pixi danno per quanto hai giocato bene, ma andiamo avanti. Ho dato pix per i baffi, ok? Se no ne prendevo uno. Allora, dove eravamo arrivati la volta scorsa? Qualcuno vuole fare il riassunto? Prego a lei, Master. Naux, smettila di ruminare. Se no Io mandiamo Robin coi baffi a prenderti a schiaffi. ricordo che Naux aveva fatto il verso del verme Ma e il richiamo del quello verme. purtroppo ce lo ricordiamo tutti. Quello era l'inizio. Allora, Cioè, i tuoi ricordi si interrompono nella prima mezz'ora di live, poi il vuoto Allora, totale. io chiuso in camera per 3 giorni. Io qui chiuso in casa per 3 giorni. Arrivo dai ragazzi dell'Elysium che hanno fatto roba a cazzi loro con tutte le risposte, ovvero so dove dobbiamo Due andare, giorni, so Edo. cosa dobbiamo fare. Due Tre. giorni. È vero, due. Avevo preventivato 3 giorni. So dove dobbiamo andare, so cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare in un Dell'ira rifugio contro. antibombardamento che era stato comprato per farci un ristorante, ma mai aperto ed è fermo tipo da 2 anni, su una delle curve Curva del Delta Tamigi. Medici. Esatto. E alla fine io non ho una fobia, no, ho un'ossessione E mentale. poi ho dato un'ossessione mentale per un anno al caro Naux Ricordiamo per sugli un anno. sprechi. E Mentre. ricordiamoci che ha appena accettato di pagare Rourke 165 sterline l'ora. Quindi Esatto. tu Mentre, impazzirai, Rourke, Naux. tu cosa hai fatto? Io ho fatto un combattimento clandestino dove ho praticamente blastato tutti. E ho fortunatamente evitato di uccidere anche qualcuno. Sì. Dopodiché. Niente di particolare, sono andato
all'Elysium e sono riuscito a farmi pagare da caro come si chiama? Jonathan, dal caro Jonathan, più del dovuto, 160 sterline. E io sto a posto così. Decisamente più del dovuto. Sì. Quindi io invece così. Ho fatto un po' di chiamate, contatti vari, ho fatto su un po' di soldi con una serata. Ho sentito lì il criminale professionista che dovrebbe darmi informazioni a breve riguardo quelli della del Marine, della Royal Marine. Poi ho saputo alcune cose sul barone anarchico e poi sono andato all'Elysium, ho incontrato gli altri, eccetera, eccetera. Ok, perfetto. Beh, è vero. Naux. Sì. Cosa ho fatto io? Sì. Io, purtroppo a tutti, quindi. Ah no, vabbè, io ho fatto semplicemente... Ho chiamato il 9... Com'è? 919? Beh, il numero delle emergenze della... 911. Per sapere... Che è quello, che è quello americano, ma va bene lo stesso. No, aspetta, vabbè, quello inglese, adesso mi ricordo quale numero avevo chiamato, 666 o 999, vabbè. Credo che ci sia un numero emergenza che si chiami 666. Esatto, forse no. Così è. Potrebbero metterlo però, non sarebbe male. Come tolgono la camera 13 dagli hotel. È vero, che figata. Comunque, anche il tredicesimo piano. E ho preso praticamente delle informazioni riguardanti appunto la descrizione di alcuni individui, di quegli individui che avevano tentato all'attico dove siamo andati, dove è morta l'arpia, e sono riuscito a ricavare che uno era irlandese, comunque aveva un accento irlandese. Ho riferito questo a Jonathan, a Spencer, Rick. A Rick Spencer. Però era un'informazione abbastanza useful perché il Malkavian ne aveva tirate fuori tre peggio, quindi tre meglio, non peggio, nel senso vabbè, fa niente quella roba lì e basta. Adesso sto andando con Rexen dalla curva dei Gigi per far cose. Posso chiedere una cosa a Naux, non al personaggio, a Naux? Sì. No, chiedo a Luca se posso farlo. Sì, vai. Sì, lo so che l'avresti detto. Cosa significa Tia? Ah, giusto. Vabbè, lasciamo perdere. Non voglio sapere la risposta, volevo solo fare la domanda. Ah già, io ho preso oscurazione 2. Ok, allora è vero. Cambiamento della scheda. Ragazzi, dite i vostri cambiamenti che avete fatto in scheda. Allora, aspetta. Chiamo Tia. Io niente, semplicemente quella cosa di ascendente. No, mi pare che allo scorso live poi avevi alla fine anche alzato o velocità o potenza, non mi ricordo. Io no, ma da mo che l'avevo alzata potenza io. Sì, l'ho rialzata. Sì, ne è 8. Sì. Anche perché non ho i punti per poterlo alzare, quindi... Comunque ragazzi, stiamo droppando un sacco di frame, cosa che non mi piace per niente. Perché siamo già a 10.000 frame droppate. Le droppa a gruppi di 50. Però io darei una reviatina allo stream. Just so you know. Giusto per evitare casini. Così torniamo ancora più carichi, più veloci. Riprendiamo due subito. Due secondi, ci metto un attimo. Veramente poco, rimanete lì. Grazie. Disse lui. Vai. Quindi ragazzi, vogliamo chiudere ancora la live un attimo e riaprire. L'ho già chiusa e riaperta. Fantastico. Sperando, mi piace che... un sacco questa cosa che Twitch stasera. Abbiamo già droppato 100 frame così. E sono tutti sceso a 1900. Brucia piedi. Brucia, chiamo un altro taxi. Si fa portare da un altro taxi. Beh, puoi salire sulla mia limousine. No, il bello è che Jamie. Mi porto le chiavi appresso però. Allora ragazzi, tutti amabilmente col Brucia o Rick Spence? Ma non ho capito se siamo ripartiti. Siamo ripartiti. Sì. Ok. Rick comunque va da solo. Io vado col Brucia perché ho pagato. O a questo giro usi l'anonimato del taxi? Sì, dai. Andiamo col taxi. Non dobbiamo andare nell'occhio, giusto? Dai. Sì, tanto c'è lo stronzo col taxi.
Vabbè, almeno la benzina viene pagata bene, dai. Almeno la sfruttiamo tutti questo 160 sterline, dai. Infatti è giustamente pagato, se non esatto, sbaglio. Quindi saliamo tutti così, il peso aumenta il carico e quindi la benzina viene consumata. Io monto davanti mentre parlano. Viene consumata di più, quindi magari quelli più grassi vengano dietro. Quindi, signor Tempo... Signor Hamilton, stia zitto, per favore. Io sono già in macchina davanti. Signor Tempo, lei quanto pesa? Io credo che dovrò fare la scena del taxi che parte Hamilton super... Scusi Tempo, quanto pesa? Quanto pesa? Peso 56 kg, signor Hamilton. È fragile. Lei quanto pesa? Non sono fragili, i vampiri sono corpi vuoti, pesano molto meno di un corpo umano. Sappiate. È fragile. Sì. Non proprio. Perché quando sono a pieno sangue, comunque, è come se immagazzinassero tanto sangue. Io non sono a pieno sangue. E lei, no, signor, cazzo di lei sangue. Signor Spencer, quanto pesa? Circa, tanto per sapere. Passiamo Oh, mi avete dato l'ossessione, me la fate giocare? No. Sì, glielo dico, sale sulla macchina, per favore. Sì, sì. 60 kg, 62 precisi. L'altro preso. Allora, facciamo così. Salga in macchina. Salga in macchina. Non già in macchina, lei si sposta. Ok, parta, Jamie, per si favore. Sposta a destra, così il serbatoio viene clinato di più, quindi la benzina viene spostata un po' parto più. Parto a razzo. Calcolo che ci vorranno 25 minuti e 8 secondi. Ce ne voglio mettere 23. Le consiglio di mettercene 25 e 8. Facciamo così, mettetecene 26, così consumiamo anche più benzina e pazzo. C'è uno psicopatico davanti. Ah, giusto. Qui, e questo qui che non sta zitto un secondo. Facciamo 22. Devo andare con la limousine. E io ho i baffi finti. I miei baffi non allora. Sono facciamo Jimmy. Ma si vede i bordi del post-it. Facciamo 22, Jimmy. Non sono finti. I miei baffi non sono finti. Hai capito? Vabbè. Non sono finti. C'ha proprio ragione, signor Spencer. Ok. Vi dirigete verso il sud di Londra. Superate prendete uno dei numerosi ponti sul Tamigi fino ad avvicinarvi a Luxford Street. La zona è abbastanza tranquilla. Quanto ci abbiamo messo? Dipende, non ho capito se Rexen se Rourke ci vuole mettere di più o di meno. Di meno per fare un dispetto al Karian. Grazie. Ora, allora guidare, fammi la prova di guidare. Chi ci ha aperto Roll 20? Io te lo faccio. Io. Per te? Vai, tiro io. Era Parma. Dovrete dire anche i risultati perché sennò perché qua non li vede nessuno i risultati, eh? Dovete dire i risultati. E quanti dati? Com'è guidare? Basta. Guidare basta in questo caso. 3. Beh, in realtà potrebbe mettere anche un anche conoscenze della strada tecnicamente. No, guidare prontezza più guidare. E prontezza, sì, dai. Con conoscenze della strada ci metti esattamente quanto dico io. 5 allora, dadi. 5 dadi, vai, Nox, tira 5 dadi. 5 dadi. Tirati. Sì, ok, andati. 7 8 5 4 3. 7 8 5 4. Ok. Arrivi prima. Oh. Fai quando ci abbiamo messo? Afri rossi, li prendi proprio al pelo, li inserisci un paio di volte in una corsia, nel passi di corsia in corsia un po' brutalmente, però ce la fai. Quando ci abbiamo messo? 22 minuti e 30. Sì! Segniamo. Tengo tutti fermi in macchina, tipo metto la mano sul brucia... Te lo puoi scordare. Scendo in macchina. Come fai a mettere noi tre mani e non riesci ad arrivare dietro? No, col brucia, tengo il brucia io. Vabbè, c'è io brucia. E guardo l'orologio. Tengo il brucia. Tanto non ti puoi incazzare. Ancora per un mese. Apro la porta del. No, io non è che mi incazzo, uso potenza e mi incollo. Di vincolo, via.
Allora, ragazzi, un attimo. Ok, Temple fa questo. Mette, le mani, mette la mano sul bruce e inizia a guardare l'ora. Jonathan, cosa fai? Apro la porta del brugio e faccio, dai, veloce, dai. Andiamo? Dobbiamo fare una cosa veloce, rapido. Dai. Ti sei messo oscurazione, eh? Giusto, torno indietro. Oscurazione. Hai ragione. Cos'è che era? Persuasione più espressione artistica? 8. Cos'è? Quanto hai fatto? 1, 2, 3, 4. Ha fatto 8, 3, 10, 10, 4, 8, 5, 5. Perfetto, sei... Chi sei? Sono quello di prima, abbastanza figo, quello che è entrato nel locale. Dai, muoviti fuori, dai, ti ho pagato un soffio di denari, quindi andiamo, piacere. Dai, rapido, lo tiro perché fuori, diventa... comincio a trattonarlo. Dai. Sono diventato un pupazzo e non me ne sono accorto. No, non sei un pupazzo, però costi, dai, forza. Rick, cosa fai? Vado ad aprire la porta del Markavian. Così ne molla. Ci sono qui, andiamo. Signor Temple, possiamo andare adesso? No. Sperato, sempre una barzelletta, eh. Quanto manca? Quanto manca, Master? È un minuto. Vabbè, puoi scendere intanto dal Rurk. Non è che distratto. Cioè... Posso tentare distratto, amare e uscire? Sì, una prova di forza. Vai. E via. Senza cazzo. Ah, non ti do, dividimi quanti però. Trattieni con forza? No, lo lascio andare proprio. Mentre lui fa il gesto, io lo lascio andare. Okay, continua a guardare le mie cose. Non ti faccio tirare. Ok, Jamie, dunque, ti chiudo la porta del Markavia, lo lascio dentro. Lo lasci dentro? Sì, chiudo la porta in faccia. Lascialo lì, andiamo noi. Bene, andiamo, forza. Ok. Let's go. Chi è che conosce la zona? Luxor Street. Avete parcheggiato proprio a Luxor Street o lì vicino? Dietro, diciamo, l'angolo, per capirci, all'angolo prima di Luxor Street. È una piccola stradina, una parallela tra strade maggiori, più grandi. Hai parcheggiato a fianco a una scuola elementare. Mm-hmm. E sulla destra si apre Luxor Street. Luxor Street sembra una via abbastanza anonima. La zona è popolare, è residenziale. La zona è residenziale, quindi ci sono per lo più case, oltre ad alcuni negozi e attività commerciali al piano terra che danno sulla strada, niente di che. Ovviamente a quest'ora della notte sono quasi tutti, tranne un bar in fondo alla strada, totalmente in fondo alla strada. Non c'è una sorta di parchetto, una zona verde? No, qui no. C'è dietro di te, c'è il parco con a fianco di una specie di parchetto, quello della scuola. Ok, un'altra domanda. Nella curva del Tamigi, quanto c'è di... Si dice, cioè, come naviglio, per farci intendere l'altezza tra strada e acqua? No, è più alto. Grande, è molto più grande, molto più largo e molto più pericoloso. Quindi sono almeno 5 metri. Ok, c'è un ponte di vicino? Sì, più o meno a un chilometro qualcosa. È quello che avete usato voi per passare. Ok, mi sposto in una zona con pochissima gente, proprio se non ci deve essere nessuno, molto buia, molto scura, magari dietro anche un cespuglio. E Pippe, proprio mo, e dai. William, è finito il tempo, è giusto adesso. C'è qualcuno in giro? Sì, ci sono loro che ti vedono ancora, cioè sei ancora in linea di vista loro. Però mi stanno guardando? No, guarda dove sta. O ti riga la portiera.
mio taxi. Esco e mi oscura 2. Esco e mi oscura 2. Esci e tu oscura 2. Va bene, ok. Allora, oscurazione, per chi ci sta seguendo in chat, oscurazione. Oscurazione è una disciplina vampirica che è una sorta di invisibilità. Una sorta, perché in realtà il vampiro non diventa realmente invisibile, ma semplicemente esce dall'occhio della mente. In che senso? Vuol dire che le altre persone, gli altri individui, non ti percepiscono. Tu ci sei, sei lì, ma è come se non ti vedessero. Quindi girano la testa. Per esempio, se sapete, anche se uno che vede il tizio oscurato dice a un altro: guarda che è lì, quello lì, se dovesse cercare di colpire il punto esatto puntato da quello che vede il tizio oscurato, perché magari Auspex mancherebbe, perché la sua mente, nella sua mente quello spazio non c'è. Però se esce dall'oscurazione con rumori forti o quando si interagisce con l'ambiente intorno. Esatto. Ma anche cose abbastanza easy possono far uscire dall'oscurazione, perché si spezza quell'illusione che si è creata. Però finché non si fa niente di simile, è molto potente. Se sbaglio in ciampa, esce fuori dall'oscurazione. Sì. Se cerco di correre... Esce di inciampare. Proprio da solo. Oh, destrezza 4, master. Con te 9. Si sbilancia con gli orologi. È un frillo. Gli orologi non possono sbilanciarmi, sono perfettamente bilanciati tutto il resto del mio corpo, compreso i capezzoli. Sì, soprattutto i capezzoli. Soprattutto i capezzoli sono fatti tipo, sono così, hanno dei numeri intorno tatuati e i peli, vabbè, indicano l'ora. Capezzoli. Signor Hamilton, non mi ha detto che riusciva a captare informazioni? Sì, datemi il tempo, me ne sto andando. Sono dietro il cespuglio, voi state qui un attimino. Fate cose, grazie. Fate cose. Va bene, Hamilton, cosa vuoi fare? Allora, voglio fare un richiamo per i pipistrelli nella zona. Come solito richiamo, tipo... Aspetta un secondo, per chi ce lo sta chiedendo in chat. Sì, è come la chiave di Doctor Who che impediva al maestro di vedere il dottore. Valeva lo stesso discorso. Sei lì, ma non ti vedo. Vai, continua pure. Uso la mia età 2 per fare richiamo con i pipistrelli nella zona. Dato che c'è un ponte, siamo su un dislivello di 5 metri su un fiume, potrebbero esserci grotte o comunque dei nidi sotto dei ponti, quindi prova a fare un richiamo nella zona per vedere quanti ne riesco a richiamare. Richiamo di cosa, quindi? Pipistrelli. No, pipistrelli. Pipistrelli. Allora, grotte lungo il Tamigi non ce ne sono. No, insenature, non proprio grotte. Le insenature sotto il ponte, perché ho visto anche che possono stare sotto i ponti i pipistrelli tranquillamente. Ok, quindi, però ti sei spostato un po' dalla zona. Sì, un po', sono dietro un cespuglio, sono andato proprio in una zona buia, ho cercato la zona più buia che c'è. Detto che comunque è a 1 chilometro di distanza. Perfetto, va bene, ok, quando faccio fare un attimo gli altri, quando arrivi agisci tu. Ragazzi, quelli che sono rimasti lì, cosa fanno? Dimmi un po' che c'era in zona. Allora, c'era un bar soltanto, giusto? L'unica attività aperta è un bar in fondo alla strada, proprio sull'angolo. Ma dalla parte opposta alla strada. Alle tue spalle, oltre alla strada, c'è una scuola elementare, ovviamente chiusa, sì. E la strada per il resto è abbastanza silenziosa, non ci passa praticamente nessuno. Ma il posto lo vediamo? Cioè il ristorante, il finto ristorante? No, non ci sono insegne di ristoranti. Vado al bar. Ok, Rick, lo segui? Sì, vado al bar con Jamie. William, io so dov'è localizzato il ristorante, giusto, perché l'ho trovato io. Sì, dovresti comunque poi un attimo controllare perché per vedere bene, però sì. Voglio fare un giro della zona dove c'è il ristorante per vedere se ci sono telecamere di sicurezza di qualche tipo, per seguirne possibilmente i cavi per trovare la centralina. Se è esterna. Ok, prima facciamo la cosa del bar, perché la cosa del bar era più veloce del pub. Usa potenza sul bar, stanno dicendo. Facciamo prima carico il bar. Facciamo prima
Pub, William e poi Jonathan, che è quello che si è dovuto spostare di più. Ok, entrate nel pub, abbastanza calmo il posto, in fondo al pub c'è una zona karaoke, ma non è usata in quel momento, però è abbastanza easy, abbastanza semplice, un tipico pub londinese, senza niente di particolare. C'è un po' di gente comunque seduta ai tavoli che chiacchiera e sta bevendo, ovviamente. Mm-hmm. Al bancone c'è un ragazzo molto giovane che una volta entrati chiede cosa vi posso dare. Signor Jamie, cosa facciamo? Ci sediamo al bancone o prendiamo un tavolo? Il bancone, direi il bancone va bene. Va bene, ci sediamo al bancone e... Okay. Mi siedo al bancone, guardo il tizio. Lei cosa prende, signor Jamie? Un whisky, doppio. Un doppio whisky per lui, senza whisky, ghiaccio. Senza ghiaccio, un whisky per me, senza ghiaccio. Ricordo una cosa importante per la chat soprattutto. I vampiri non possono ingerire niente che non sia sangue, nel senso che tutto quello che ingeriscono difficilmente lo possono mangiare. Per fare una cosa del genere devono spendere un punto sangue per riattivare momentaneamente il proprio sistema digerente, in modo da poter inghiottire e mandare nello stomaco, ma poi lo dovranno vomitare. Mm-hmm. Spendete un punto sangue o ordinate e basta? Io ordino e basta. Ordino e basta. Ok, la cameriera vi porta l'ordinazione. Parlo con il ragazzo al bancone. Ok, cosa gli chiedete? Buonasera, ho sentito di un locale qui vicino, un ristorante che è sempre chiuso. Volevo prelevare l'attività, mi sa dire dove posso trovare questo ristorante? Un ristorante in zona? Sì, è sempre chiuso. Io ci lavoro solo qui, non sono della zona. Però un attimo, c'è un signore che comunque abita nella via, io lo chiamo. Si volta verso il fondo del bancone. Jackson, vieni qua un attimo. Si alza e si avvicina a voi un uomo abbastanza in avanti con l'età, sulla sessantina. Però molto grosso e massiccio, le mani e la postura fanno pensare a un operaio, uno che ha sempre lavorato in fabbrica, ti danno subito quell'impressione, un manovale. Che vi guarda. Che cosa volete? Buonasera, signor Jackson, giusto? Sì, volevo chiedere giusto un'informazione. Innanzitutto, vuole da bere per caso? Posso offrirle da bere? Ah, una birra, grazie. Grazie mille. Ragazzo, una birra per il signore qui, il nostro amico. Perfetto, la birra arriva. E, signor Jackson, stavo cercando un locale, un ristorante, sempre chiuso qui in zona. Volevo prelevare l'attività. Ho saputo di questo ristorante e ho pensato fosse un'occasione. Ah, intende il vecchio rifugio antibombardamenti? Sì, giusto, era un rifugio antibombardamenti, esattamente, quello lì. Ah, me ne parlava mio padre. Io l'ho sempre visto chiuso, meglio, da piccoli. Ci sfidavamo ad entrarci dentro e a starci la notte, ma dagli ultimi anni mi sembra che fosse stato completamente chiuso. Poi un paio di anni fa hanno detto che era stato comprato, hanno messo una porta nuova, serratura nuova, ecce, tutte quelle diavolerie per tenere fuori i possibili curiosi. E niente, per un po' è girata la notizia che dovevano aprire un ristorante, ma non è mai stato fatto e non ho idea di chi sia che l'abbia rilevato il posto. Però è il civico 14. Ok. Beh, la ringrazio. Beh,
dai, braccio dai. Guarda pure la sua birra. E ritorna al suo posto. Ok. Ok, passiamo un attimo a William. William, tirami su. Tirami su. Percezione. Ok. E a scelta, questo te lo faccio scegliere, conoscenza della strada o sicurezza. Sicurezza, 5 dadi. Perfetto. Dobbiamo tirarlo noi per te, giusto? Sì. O ah, tiro io se vuoi. E cos'è che devi tirare 5 dadi? Sì. Ragazzi, è veramente bello questa cosa di Roll20. Tantissimo. Grazie Roll20, grazie. Allora, 2, 7, un 2, un 4 e un 3. Quindi due successi, giusto? Sì, perché la difficoltà non è altissima. Ok, sì, ci sono alcune telecamere. Un paio di telecamere sono coprono la scuola, quindi il vialone dove avete parcheggiato, probabilmente appunto perché è una scuola, sicurezza degli studenti. Mentre in fondo alla via, vicino tra l'altro al pub, c'è una telecamera che inquadra la via. Mentre vicino al civico c'è un'altra telecamera, un pelo più nascosta, ma niente di eccessivo, piazzata sotto un piccolo tetto spiovente, tra quelli propriamente estetici quasi, che sì, creano sì. Un piccolo tetto spiovente, e nascosto sotto c'è una telecamera. Noti il pallino rosso di una telecamera attivata. Per le telecamere in strada individui subito la centralina, per quella telecamera invece no, quella sicuramente va all'interno. Vado alla la centralina, comunque è in mezzo alla via o è tipo in un vicolo di lato? La centralina è vicino alla scuola, però è un posto molto all'aperto. Più che altro è inquadrata da una delle telecamere, per sicurezza ovviamente, almeno ovviamente è stata piazzata in modo che cercare di manometterla mi farebbe inquadrare. Sì, però tu hai sicurezza, hai conoscenze. Ho sicurezza 2. Diciamo allora che sai che una volta oscurata potresti avere fino a mezz'ora di tempo dopo che è stata oscurata. Prima di un intervento. Il fatto è che io non le voglio manomettere, volevo collegarmi alla centralina, volevo lasciare dentro la centralina del mio cellulare per far rimbalzare il segnale sul mio palmare in modo da poter vedere quello che vedevano le telecamere. Quindi sarebbe più... è comunque una cosa un po' più difficile da ovvio. Fare, ma di sicuro è meno pericolosa, nel senso alla centrale non vedrebbero l'immagine saltare... e l'errore della centralina, ma appunto l'inserimento. Se fai una buona operazione di hacking non ti noterebbero neanche, quindi sì, puoi. Va bene, lo faccio. Allora, poi in base al tuo tiro dipende anche se va male. Ovvio. Il rischio è che magari ti becchino. Quanti? Sei entrato? Hacking più informatica informatica più intelligenza. 7 danni. Madonna. Fatto. 2-1. Oh merda. 8-8, quindi si annullano un 7. Un solo successo. Che culo, okay. Almeno non è un fallimento, figa. Riesci a collegarti alla centralina e a vedere le due telecamere della scuola, più la terza che dà sulla via. Quindi riesco a connettermi a quante? 2? A 3. 3. Le due della, davanti alla scuola e quella in fondo alla via. Va benissimo. Lascio dentro il cellulare, richiudo bene la centralina. Ok. E ho il mio palmarino sulla quale ho le immagini delle telecamere. Ok, però il segnale è un po' lento. Ci sarà un ritardo di... Tipico, dimmi che è tipo 15 secondi di ritardo, fantastico.
Allora per me è lentissimo. Io tipo pensavo, è un po' lento, ci saranno tipo 0,5 secondi di ritardo. Perché comunque devi bypassare prima per... Cioè, hai cercato di fare una cosa un po' strana. Sì, sì. Passiamo beh, ovvio, a... Devi passare per il cellulare, rimbalzare dal cellulare fino al palmare. Uscire dalla centralina che comunque è parzialmente schermata e quindi un po' più difficile. Diciamo che è 0,5 secondi in più in ritardo sul ritardo stimato, che era già di 14 secondi. Ok. Okay. Jonathan. Sì. Allora, faccio l'abilità di animalità 2, che si chiama richiamo, che gira su carisma più sopravvivenza. Faccio 7 dadi e a seconda di quanto esce fuori, sperando esca bene, niente, cazzo. Gli animali ti attaccano. Ha tirato 3, 1, 2, 3. No, 9, si azzerano. 7. Si azzerano. Fallimento. Non chiama nessuno. No, non ci, evidentemente in questa zona non ci sono animali. Poi pipistrelli. Non solo, ma ti arriva anche una cagata in testa. Pipistrelli non ce ne sono. Di qualcosa che non è un animale. Ti arriva una cagata in testa, sei davanti al Black Bull. Ritorna indietro. C'è un barbone sull'albero. Oh mio Dio! Quello è il mio cespuglio! Ritorno indietro e vado al bar. Ragazzi, tra l'altro comunque ci scusiamo con tutti quelli che ci seguono per la lag di stasera, ragazzi, ma non ci possiamo fare nulla, è Twitch. No, ogni settimana ce n'è una, lo sapete. C'è fame dei server purtroppo. Di Twitch. Oggi Skype ha deciso che gli andava bene funzionare, quindi ovviamente Twitch e Roll20 hanno detto scusa, per una volta che funzioni. Sa che si riferivano alla lag di Edo comunque. Solo sì. Edo? No, mi sa che si riferiva. Beh, in realtà abbiamo perso su 42.183 frame, abbiamo perso 8.100 frame. Quindi comunque neanche tanto. Non è buonissimo. Salti a 50 frame, comunque è il video che gli scatta. L'audio in teoria dovrebbero sentirlo. No, ma si riferivano ai tuoi 15 secondi di lei. Ah. Passiamo niente. Ragazzi. No, lag nel cielo, ovviamente. Pub, torno al pub. Rick e Rurk escono dal pub, si dirigono verso il civico? Sì. Cioè almeno io mi dirigo verso il civico. Ovviamente, William, sei tornato visibile mentre manomettevi la centralina. Anzi, probabilmente sei tornato visibile. No, beh, non ti cambia un cazzo. Sei tornato visibile quando davanti alla centralina e poi ti sei rinascosto, giusto? Yes. Ok. Yes. Tanto, lo dico anche a chi ci segue, oscurazione è uno di quei poteri vampirici che non costa sangue. Quindi, strafottere. Oh no, posso fare il vampiro con lag. Però, attenzione, è una piccola situazione. Oscurazione 2, tu non puoi oscurarti se qualcuno ti sta guardando, se sei nel campo visivo di qualcuno. Esatto. Perché non puoi sparire, non sei abbastanza potente da uscire dai suoi ricordi. A livelli molto alti puoi farlo davanti a una persona e quella persona si dimenticherà di averti visto. Cioè tu puoi andare dal principe, se sai che il principe è un Auspex, puoi andare dal principe e fargli sei un culo. Tipo, così ventordici e te ne vai. E quello fa. Pensa se ti viene qualcuno male. Qualcuno mi ha detto che ero. Cioè, sono incazzato per qualcosa, ma non so perché. Che cazzo è successo? Porco. Ok, andato al civico, ragazzi. Quindi, yep. Ok, arrivato al civico 14. Come ho detto, c'è un piccolo tetto spiovente e una scaletta che scende. Nel senso, ci sono proprio i gradini che scendono. Si può salire sulla scala o... Sì, beh, allora, la scala. Sono 8-10 gradini, Non è che scenda chissà quanto. Semplicemente fa scendere di un metro e mezzo circa, fino alla porta. Certo che si può scendere. Non ci sono altre cose. Luca. Ci sono diverse lattine, bottiglie di birra, sigarette spente e cartacce sulle scale. Luca, okay. Dimmi. Concedi una cosa, oltre al fatto che ho fatto richiamo.
Mentre torno, posso aver fatto una chiamata a loro per sapere dove sono o dove si stanno dirigendo? Hai il loro numero? Sì. Eric, mio, sicuro. Eric ce l'hai. Sì, certo. Ok. Dipende, loro te lo dicono. Pronto? Pronto, signore... Ah, no, aspetta. Pronto, signor Hamilton? È la suoneria di Super Mario. Sì, anche l'altra volta. It's a me, Spencer, signor Hamilton. Salve, sì. Niente, qua... Lunganotte, signor Hamilton, dove è finito? Sono andato a farmi un giro, dai. Dove siete voi? Mi sembra il momento. Comunque ci stiamo dirigendo verso Luxford Street 14. Va bene, ok, grazie. Sì, credo di sapere dove sia. Vabbè, dopo. Oddio, è vero, lui è vecchio, no? Sì. Tia? No. Non così tanto vecchio, No. Ok. Nobile. Pito, cioè, sei in Luxford Street, basta che vai al civico 14, spero che ci riesci ad arrivare. Un tempo non c'erano i civici. Ragazzi. William è lì vicino a voi, ma non lo vedete. A meno che... No, col cazzo. No, ce l'ha. Ho pensato se avete Auspex, ma non ce l'avete proprio di clan, quindi... No. Fotte sega. Quindi, Spencer e Rourke sono davanti alla porta. O almeno, Rourke ha sceso i gradini fino alla porta. Esatto. Lo seguo. Vabbè? Sono più sicuro vicino a lui che da solo. Vedo lentamente se la porta è aperta, piano. No, la porta è decisamente chiusa. Ed è anche una bella porta blindata. Mi avvicino all'orecchio del signor Rourke. E uscendo dall'oscurazione faccio... Io proverei a scassinarla, signor Rourke. Non perdiamo tempo a vedere se è aperta, per piacere. Oh! Io adesso... Tiro di getto per lo spavento, un cazzotto pugno in faccia a mi sembra legittimo. Me lo aspetto io però questo. Allora, self control, fammi un tiro su self control. Ti ricordo che io ho abbassato la frenesia. Sì, devo tirare io, Rexen. La difficoltà è bassissima. Quanto è self control? Tre dadi. Perché al momento Jamie è paccioccosissimo. No, cioè... 6-2. No, so, 6-3-2. 6-3-2. È uscito 9 a me. Per fortuna, basta. Quindi, Jamie, ti fai un attimo prendere, però... non... Sei per tirare una scarocchia in muso, però... Però è come se non avessi voglia. Il Malkavian è il più potente di tutti. No, più che altro ti giri e dici, vabbè, non c'è neanche bisogno. Vabbè, un idiota, lasciamo perdere. Sei inutile. Ma, signor Rourke, sono quello che vi ha portato qui e che ha trovato tutte le informazioni e che ha fatto tutto. È inutile uguale. Se dovessimo guardare la scala di chi è inutile meno, voi tre siete inutili, io sono l'unica persona che è stata utile. Tempo, stia zitto, per favore. Mentre faccio il tragitto... Ah già, signor Spencer, queste sono le telecamere che sono sulla strada. E gli faccio vedere il palmare collegato alle telecamere. Ah, interessante, bravo, signor Temple. E cos'altro ha trovato? Ah, queste stavo guardando se c'erano le telecamere in giro. C'è una telecamera qua sotto la tettoia, se guardate un attimo. Questa non riesco ad accedervi perché purtroppo è collegata all'interno. Oh, poco male, rompa la telecamera. Ma ha ottenuto le registrazioni delle ultime giornate? Quello che sta vedendo è esattamente quello che vedono le telecamere in questo momento. Ah bravo, signor Temple. Complimenti, impressionante. Lo so. Beh, adesso dobbiamo entrare, mi sembra. Signor Hamilton, dov'è finito? Allora, signor Hamilton, mi tira di nuovo per... Aspetta, prima di fare questo, vado in oscurazione 2, anch'io. Non so se posso andare in 3 oscurato direttamente. Vabbè, comunque in 2 va bene. E faccio richiamo. E così esci dall'oscurazione. Facendo richiamo, no? Eh sì. Minchia, richiami animali. Sì, è vero. È così praticamente. Sai cosa? Ci sono degli alberi. Arrivarono criceti. Ci sono degli alberi? O qualcosa dove mettermi dietro per nascondermi che non da sulla folla. Comunque che da verso il Tamigi magari.
No, no, ma guarda, non c'è molta gente per strada. Ok, no, per violare la maschera, scusate, quello. Mi preoccupo di quello. E ti infili in un vicolo laterale e fai animalità. I pipistrelli non ci sono, quindi che cavolo? No, piccioni. Piccioni. Proviamo tutti i volatili. Proverai qualsiasi volatile che è possibile trovare a Londra. Ha aperto su Google fauna londinese e sta cercando tutti i volatili. Oh, 8, 9, perfetto, mi bastano. Ok, un paio di piccioni tubando si posano vicino a te. Un quarto delle creature che si trovano nell'aereo, quindi quante? Due. Sono successo. Piccioni si riproducono a merda. Quanti cazzo ne vuoi? Ma non è che devono essere tutti lì in zona. Beh, ma un quarto nella zona. Dico, beh, dagliene tre e mezzo. Cioè, sono piccioni. No? E uno ha portato il piccolo. Esatto. Preso il becco, te l'ha portato lì perché vuole vedere. Ma facci vedere, se no ti caghiamo in testa. Vedi, come il barbone di prima. Vabbè, ci parlo. Vedi il piccione grande che fa quello piccolo. Oh, guarda, figliolo. Ci parlo. Aspetta, no, scusate, non avete sentito perché ha detto ci parlo e faccio. Perché, che vuol dire? Perché abbiamo Povia noi come Nosferatu? E che vuol dire? Seguitemi fino a dove vi dico io, per piacere. È un comando abbastanza semplice. È ovvio che non lo conosce il piccionese. Seguitemi. Sì, seguitemi. Ok, ti seguono. Ok, vado, arrivo verso da loro. Sono un po' preoccupati anche loro, eh? Anche loro? Sì. Facciamo che si appoggiano sulle mie spalle. Arrivo con il piccione sulle spalle. Salve. Che cazzo ci fai con due piccioni sulle spalle? Boh, adesso gli dico di fare un giro, ci terranno d'occhio la zona. Due piccioni. Con una fava. Appunto, meglio due piccioni che una fava. Vabbè. Comunque. No, io imbocco la pausa, ragazzi. E io... Io ho appena capito cosa usare per scassinare la porta. Posso suggerire qualcosa, signore? È piccolo! Io farò uscire il cilindro a pugni. Ragazzi, due minuti di pausa. Pausa. Volete andare in pausa? E andiamo in pausa. Due secondi di pausa, ragazzi. Dai. A dopo, ragazzi. Let's go. Tutti che si chiedono cosa fa quel piccione. No, cioè, lo fila del culo. No, l'idea ce l'ho. Lo sapevo.